Il presidente Giancarlo Deidda, il presidente della Camera di Commercio di Cagliari e vicepresidente di Insuleur, l'associazione che ha organizzato questo evento a Cagliari su un tema importantissimo: infrastrutture e trasporti, coesione territoriale. Il presidente, nella sua relazione stamattina, ha messo molto in rilievo, si è soffermato proprio su questa parola, coesione, cioè la necessità che vi sia una coesione per superare questo momento di crisi. E le camere di commercio si pongono come un soggetto vitale che dà anche delle prospettive. Presidente, la situazione di crisi la conosciamo tutti, attanaglia i nostri paesi, cioè evidentemente dobbiamo vedere l'uscita da questo tunnel di crisi. Le infrastrutture e i trasporti sono essenziali per quanto riguarda anche la nostra situazione di insularità. Qual è la situazione e come possiamo uscirne veramente? Ma adesso è difficile, è talmente forte gli avvenimenti di questi giorni, quelli che ha colpito. Ieri nell'assemblea abbiamo discusso ampiamente del problema greco, ma perché domani potrebbe essere il problema Spagna, dopodomani potrebbe essere il problema Italia. Una cosa è emersa che ha fatto riflettere: sono tutti imprenditori, perché i rappresentanti nelle camere sono imprenditori. È emerso che è la situazione di disagio generale, la percezione all'esterno, ma generale, che le cose stanno precipitando. Poi si discute all'interno di ogni singola azienda e l'azienda tiene. Allora vuol dire, prima c'è necessità immediata, specialmente noi rappresentanti nel mondo delle isole, che abbiamo sempre detto c'è un momento di difficoltà strutturale, cioè le diseconomie strutturali. Dobbiamo mandare un messaggio in cui vuol dire che la coesione, quindi avendo progetti comuni, probabilmente si riesce a superare questa crisi. Noi stiamo per trattare un accordo, è qui col presidente di Insuleur Gual, anche un'ipotesi di collaborazione. Le camere di commercio spagnole, con un decreto della politica improvviso, inaspettato, sono state cancellate quasi di fatto, cioè nel giro di 2 anni saranno privatizzate, verrà meno l'obbligo dell'iscrizione. Loro hanno dispensato una notevole quantità di servizi alle imprese, noi siamo in questa formazione. Ecco, noi mutueremo da loro l'esperienza sulla formazione, sugli accordi commerciali. La presenza di Air Berlin è il primo dato. Se il settore del turismo è quello che è destinato a crescere, come ci dicono le statistiche, a 2 cifre nonostante la crisi di altri settori, accompagnare qua un'ipotesi di accordo con Air Berlin, insieme la Camera di Commercio delle Baleari e la Camera di Commercio di Cagliari, vuol dire mettere in atto le prime politiche. La seconda, ce l'ha raccontato il Presidente Barberis, il turismo non è fra le priorità della Comunità Economica Europea. Lo dico da uomo d'impresa del settore del turismo, una follia, perché è il settore che tiene, è il settore che dà occupazione, è il settore che ci consente di avere tutti i nostri prodotti, che hanno difficoltà in questo momento di raggiungere mercati perché non abbiamo più da italiani un sistema distributivo. Ecco, questa difficoltà che ci sono, ma che abbiamo visto e abbiamo discusso in questi 2 giorni, ci consentiranno probabilmente di avere un marchio comune, e questa è la cosa, la novità che sta emergendo, che individua i prodotti delle isole. Un marchio registrato con una certificazione di prodotto. L'altro, perché non ipotizzare, come abbiamo già, un circuito di nuova figura professionali che si forma all'interno del sistema italiano, all'interno del sistema camerale spagnolo e quello francese. Anche questo è un progetto che stiamo mettendo in essere. Io credo che si debba dettare noi l'agenda. In questo momento sono le imprese che devono dettare l'agenda, perché sono loro che devono investire, sono loro che devono ritrovare la forza, probabilmente perché gli incentivi sono venuti in meno e abbiamo visto che hanno prodotto ben poco, perché disperdere queste risorse, ma progetti validi insieme al mondo delle imprese. Presidente, lei è un convinto europeista e lo sappiamo, però ci sta dicendo che non ci sta bene l'Europa, le politiche europee, l'Europa è anche in difficoltà e che quindi bisogna avere un atteggiamento
propositivo, come lei sta dicendo in questa adesso, abbiamo delle, come Camera di Commercio, come imprenditori, delle proposte. L'Europa ci deve ascoltare e quindi deve anche modificare le sue politiche. Ma sinceramente, Presidente, abbiamo questa capacità di coesione tale anche da diciamo influenzare, far modificare anche le politiche europee? Ma i fatti di questi giorni fanno emergere la forza del mondo delle imprese. Qual è la discriminante? L'occupazione. Di risorse probabilmente ce ne sono economiche. Ci vuole qualcuno che abbia ancora voglia e che creda nel modo di fare impresa. Solo attraverso l'impresa si può aumentare il tasso di occupazione. E una politica comune della Francia, della Spagna, dell'Italia, troppi costi della pubblica amministrazione. Il dibattito italiano, sì, no patrimoniale, io sono uno di quelli sì alla patrimoniale per lasciare ai nostri figli una situazione migliore, però a una condizione, che ancora una volta non venga dispersa da rivoli di inadeguatezza, di poca professionalità, bassa politica. Ecco, allora lo sforzo si può fare sottraendo ancora una volta risorse alle generazioni che vengono dopo, ma con un limite. Deve tornare tutto nel mondo dell'impresa e deve servire alla ripartenza del sistema. Presidente, questo messaggio, un messaggio forte, può essere un messaggio forte per i giovani, cioè si può recuperare questo potenziale enorme che abbiamo e che invece rischia di essere sprecato nella situazione attuale? Il problema della disoccupazione giovanile ci dice che i numeri purtroppo sono drammatici. Io ci credo, è uno dei motivi in cui si dibatte nella mia giunta, cioè le politiche di questa giunta, le politiche del quinquennio che stiamo mettendo in essere quest'anno, avranno un unico obiettivo: lasciare, mettere in atto politiche che aumentino l'occupazione, che diano la possibilità a questa classe dei trentenni che verrebbero scippati dalla loro momento imprenditoriale, metterli in condizione di fare impresa, metterli in condizioni di poter mostrare, e io ci credo ancora una volta, che sono anche meglio di noi, e noi abbiamo avuto soltanto l'opportunità di portare a termine questo momento di sviluppo. Loro che hanno viaggiato più di noi, oggi il dibattito è anche se questo, che portano a casa esperienze in università diverse, che mostrano la loro capacità, perché poi quando operano su mercati diversi, ne conosco molto a Bruxelles, nella sede della comunità della Camera di Commercio Lombarde ho trovato 5 sardi che collaborano, alla Camera di Commercio di Torino ne ho trovato 3. Ecco, noi tutta questa grande capacità dobbiamo capitalizzarla a casa nostra, offrendogli queste occasioni, non più politiche assistenzialistiche, ma progetti concreti per loro. Credo che sia un dovere per la mia generazione. Presidente, lei il focus sulla formazione ce l'ha ben preciso. Il sistema delle imprese però critica l'attuale sistema formativo per le incapacità di rispondere alle esigenze. Quale intervento può fare il sistema delle imprese e le Camere di Commercio per modificare anche gli assetti della formazione, per garantire un maggior raccordo tra formazione e esigenze dell'economia? Ma questo forse è anche una colpa del sistema camerale, almeno di una parte del sistema camerale. Poca collaborazione col sistema formativo. Oggi dobbiamo trovare il modo, noi abbiamo anche il sistema camerale al suo mondo universitario, Università Mercatorum, noi stiamo acquisendo, metteremo a regime un'area che abbiamo acquisito da poco proprio per la formazione in questo senso, e il collegamento per capire anche quelle che sono le indagini, per capire quelle che sono le nuove figure necessarie alle imprese. Si forma spesso e poi non si dà la possibilità, la separazione netta tra quelle che sono le esigenze, le necessità, le nuove percezioni del mondo delle imprese, invece dal mondo universitario è ciò che viene formato. Ecco, noi possiamo svolgere questo ruolo, ma perché la nostra capacità è quella di misurare immediatamente, col contatto diretto, perché conosciamo di tutti i dati di ricavi, i dati di utili, i dati occupazionali, e quindi con noi non si può mentire, perché siamo in grado di verificarli.